emozionante, è l'ennesima stagione di Circolando, la costante è che devo aspettare, sempre. Le donne sono così, tocca aspettare, vabbè, sono anni ormai che aspetto. Finalmente. Ma Elena! Giorgio! Ma allora sei la nuova novità di Circolando? Eh sì, non te l'hanno detto? Ma avevano accennato qualcosa, benissimo. Non hai aspettato troppo, no? Guarda, ho la barba bianca a forza di aspettare. Allora, dove mi porti? Alla Canottieri Mincio. Allora andiamo, sei di casa tanto tu, no? Andiamo, sì, quello circolo che conosco benissimo. Andiamo! Eccoci arrivati alla Canottieri Mincio. Dove siamo? Noi siamo qui, però ti farò vedere qui, qui, qui e qui. Tutto il circolo, c'è tanto da vedere, un circolo grande e storico. Tu sei di casa qui? Eh sì, qui ci ho anche vinto un challenge, lo sai? Negli anni 60? Sì, simpatica. No, nel 1883 quando è nato il circolo. Ah beh, ti facevo più giovane però, Sì, brava, brava. Andiamo. Adesso ti faccio conoscere una persona. Vediamo. Questo grande nuotatore. Wow. Con i braccioli gialli. Vieni Pietrino. Ciao Pietro. Pietro, vuoi andare con la canoa oggi? Eh? Mi sembra di sì. Vieni, vai. Ciao Pietro. Ciao Pietro, andiamo dal presidente. Andiamo, facciamo Giorgio. Una bella intervista sull'acqua, la faremo. Wow! Siamo col presidente della Canottieri Mincio, Massimo Dal Forno. Insomma, innanzitutto è una bellissima location per fare un'intervista in mezzo al lago. Questo è un lago? Ma guarda, questo è un lago, ti dirò di più. Oggi sei su uno dei campi gara più importanti per il canottaggio. Ah, però. Siamo qui per parlare di tennis, sì, ovviamente. Sì, certo, certo. Però questo è giusto fartelo notare. Quanti soci avete? Perché so che avete dei numeri impressionanti. I numeri sono importanti perché abbiamo 7500 soci, di cui almeno 600 atleti praticanti nelle diverse attività sportive. Ma il circolo è un circolo storico, nasce alla fine del 1800 come circolo privato ricreativo e poi negli anni sviluppa la sua attitudine verso gli sport. Abbiamo 10 campi da tennis, campo da calcio, campo da volley, da beach tennis. È un circolo che, oltre ad ospitare il socio per attività ludico-ricreative, offre soprattutto ai ragazzi e ai bambini la possibilità di provare e frequentare qualsiasi tipo di sport, soprattutto sull'acqua, come vedi. Invece, qual è il segreto di questa continuità nel tempo, anni e anni, sempre ai vertici, si può dire, floridi? Guarda, potrà sembrarti una cosa strana, ma secondo noi il segreto della continuità sta proprio nel coltivare il vivaio. Cioè, i nostri giovani o i giovani di allora sono poi diventati i nostri tecnici e i nostri allenatori. E questo per noi è un valore aggiunto, devo dirti. E all'interno del tennis, in questo momento, state portando avanti progetti agonistici importanti, state puntando su qualche giocatore in particolare? Il tennis è sicuramente oggi lo sport di punta all'interno della Canottieri Mincio, perché abbiamo circa 450 tesserati tutti gli anni, quindi puoi ben capire che per noi è un punto di riferimento. Noi puntiamo principalmente ai giovani. Tutte le manifestazioni a livello nazionale, quest'anno avremo le finali under 16 maschili, puntano i giovani. Quindi il nostro obiettivo sono le famiglie e i giovani. E lì sicuramente troveremo il vivaio giusto. Perfetto. Io direi che possiamo andare a fare un giro, presidente. Ma io sono d'accordissimo. Abbiamo 2000 metri a disposizione di lunghezza. Fantastico. Sul campo gara. Ma facciamo un record? Proviamo. Proviamo, vai. A tutta velocità. Presidente, potete prenderlo lui al posto mio a fare le interviste. Sì.
Questa la sa dei bambini più piccolini. Sono bravi, eh? Sì, bravissimi, bravissimi. Adesso andiamo sul campo 2, che okay. C'è la sa con i bambini un po' più grandicelli. Allora, siamo con Adriano Da Ponte, che giustamente non si separa mai dalla sua racchetta. Adriano, questa è la mia prima intervista fuori dallo studio, si vede dalla mia abbronzatura. Mi scuso per la presenza un po' inquietante di Giorgio Galimberti che ci sta fissando. Allora, partiamo subito dalla presentazione, diciamo, del tuo circolo. Tu come li gestisci questi ragazzi? Insomma, è importante seguirli da subito in maniera intensa. Certo, questi sono tutti ragazzi. Premetto che la scuola tennis e l'agonistica praticamente racchiude tutti i ragazzi che sono cresciuti nel nostro circolo. La filosofia nostra è soprattutto quella di crescere i nostri ragazzi e formarli per poi formare e comporre le squadre agonistiche dall'Under 12, Under 14 alla Serie C, alla Serie B, sempre che ci sia in seconda categoria. Quest'anno abbiamo due ragazzi in seconda categoria. Quindi cresciamo i nostri ragazzi, non c'è la filosofia di andare ad acquistare, se vogliamo dirla così, giocatori da altre parti, ma cresciamo i nostri ragazzi. Quali sono le caratteristiche che dovete avere voi per seguirli, insomma, in maniera importante, anche perché i ragazzi vanno motivati? Cerchiamo di motivarli nel miglior modo possibile, poi saranno i ragazzi a dire se sono contenti o meno dei maestri. Io credo che, visto che di trasferimenti ad altri circoli ce ne sono stati pochissimi, se non rari, questa è dimostrazione. Esatto. Allora Adriano, spiegaci com'è la giornata tipo di questi ragazzi, dall'allenamento a fine serata. Ma la giornata tipo, nel periodo invernale, praticamente li accogliamo dalle 14 in poi del pomeriggio, perché tutti studiano. L'allenamento quotidiano sono l'ora e mezza di tennis e l'ora e mezza di preparazione atletica, tutte le volte che hanno, ogni seduta si compone di un'ora e mezza di tennis e un'ora e mezza di educazione fisica, preparazione atletica, come vogliamo chiamarla. Fino alle? Fino alle 19. Quindi un pomeriggio divisi intenso. In vari gruppi, chi comincia il tennis e gli altri fanno preparazione atletica e viceversa. Nel periodo estivo diciamo che facciamo una specie di full time, perché si possono allenare mattina e pomeriggio, li teniamo qua a pranzo, gli si offre come pasto atleta la possibilità di mangiare insieme. Allora Adriano, basta parole, direi andiamo sul campo. Ok. Ti sei divertito? Bravissima, bravissima. Senti, devi lavorare pure tu però. No, ti cedo lo scettro. Sei troppo brava, veramente. Allora Nando, raccontaci qualcosa di questa darsena. Questo è il ponte levatoio che collegava la parte nuova con quell'edificio alla parte vecchia, dove ci sono i bastioni sui quali poi è stata costruita la nuova canottieri. Nando Toso, oltre a essere responsabile del tennis del circolo, è anche un po' l'occhio storico di questo posto. Infatti ci sta raccontando come in realtà la storia realmente è collegata strettamente al circolo. Sì, dietro di noi c'è la darsena, che adesso è adibita a ormeggio delle barche, e invece è nata a metà dell'Ottocento come grande piscina per istruire i militari a nuotare. Era una fortezza militare, quindi? Certo, era la difesa naturale. Tutti questi bastioni erano la difesa naturale al ponte che collegava Mantova alla terraferma. E infatti in questo circolo è importantissimo l'elemento dell'acqua, soprattutto le acque del Mincio. E tra l'altro sono un po' gelosa perché Giorgio prima è andato a fare un'intervista sul lago col presidente. È vero, Giorgio è andato sul lago col presidente, però non preoccuparti che abbiamo una splendida sorpresa in fine giornata per te. Bene, sono molto curiosa.
Quest'anno ci sono le ATP Next Gen Finals, quindi tutta l'attenzione sulle giovani promesse. Ovviamente anche noi a Circolando siamo venuti qua nel circolo per cercare i giovani talenti. Adesso vi presento Filippo. Ciao Filippo! Ciao! Ma quante ore ti alleni? Tante. Allora, da dove nasce la tua passione per il tennis? Dai campi là, al coperto, quando fin da piccolo vedevo i soci giocare e diciamo mi è sempre piaciuto come sport. Un giocatore preferito ce l'hai? Dustin Brown. Genio e sregolatezza, ma tu giochi così? Ci provavo fino a un po' di tempo fa. Raccontami un episodio divertente su questi campi. Su questi campi un po' di settimane fa, quando dovevo annullare un match point, stavo servendo io, posso servire normalmente da sopra, servito da sotto, l'avversario non se l'aspettava. Non l'ha presa bene, immagino. No, neanche il mio maestro e il suo, che hanno perso un po' di anni di vita, ne hanno detto dopo. Obiettivi per il futuro? Spero di riuscire a vincere uno slam. Uno slam tipo? Wimbledon. Che è il mio preferito. Per eccellenza, direi. Sì. Ti vedo molto attivo. Preferisci la terra o il veloce? No, il veloce, anche se sulla terra mi sono allenato molto di più. Fin da piccolo ho giocato sempre sulla terra. Quindi sei abituato a questi campi. Sì. Vabbè, allora fammi vedere un po' come giochi, dai. Ok. Dai. Okay. Giorgio mi ha detto di venire in riva al lago perché è una sorpresa per me. Io ho un brutto presentimento. Tempo dietro, stop! Tra 8 secondi, scopo! Oh, guarda me, non guardare i remi, guarda me. Pronti? Via! Via, 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 su di colpi! Ale, veloce via di mani! Chiudere bene il finale e allungarsi bene all'attacco! Stop! Abbiamo giocato, adesso è ora di fare sul serio. Fuori in barca, ragazzi. Via! Punta la prua della barca verso riva e poi remi con tutte e due. Ok, hanno imparato. Ci pensa il lago di Mantova adesso. Li lasciamo lì. Oggi abbiamo l'onore di avere un vero bomber, Roberto Boninsegna, detto Bonimba, no? Giusto? E, insomma, grande giocatore di calcio, tutti lo conoscete. Insomma, tu sei mantovano? Sì, sì, sono nato qui a Mantova. E quindi hai frequentato questo circolo? Sì, da sempre praticamente. Sì. Anche quando giocavi a calcio? Sì, sì, tranne la parentesi di Cagliari, che vivevo a Cagliari, allora venivo meno, però tutti gli altri anni Torino, Milano... Tornavi sempre, sì, alla Canottieri. D'estate specialmente. Cagliari è stato l'inizio della tua carriera, no? Sì, dove ti è stato lanciato, diciamo. Ho fatto tre diciamo, carriere, ecco. Il Cagliari è stato il trampolino di lancio, l'Inter, diciamo, la consacrazione e il finale la Juventus inaspettato. Il tennis per noi calciatori poi era uno sport che faceva molto bene, d'estate specialmente, quando non si giocava, non ci si allenava. È uno sport più rapido, fa bene per i riflessi e poi anche per stare un po' in forma, perché d'estate si mangia un pochino di più
e il tennis era l'ideale. Senti, invece nella tua carriera, la partita, io lo so qual è secondo me, però sì, qual è la partita che ricordi? Secondo me della nazionale quel 4-3 con la Germania. Beh, il mondiale in Messico è stato un ottimo mondiale, perché allora nessuna squadra europea era riuscita a vincere il mondiale. Siamo arrivati in finale stanchi, ecco, però la partita della Germania è stata detta dai grandi tecnici che è stata la più bella partita dei mondiali. E il tuo gol più bello? È stato in finale col Brasile, che perdavamo 1-0, ho fatto gol Pelé, io ho pareggiato. Quando è che hai capito di poter diventare un grande calciatore? C'è stato un momento, anche da ragazzino? Ma io non ci pensavo, è stata una domenica mattina appunto con la mia squadra di parrocchia, un signore mi si è avvicinato, avevo 13 anni così, e mi disse: ti piacerebbe andare a provare nell'Inter, no? Subito i miei amici: all'Inter Napoli ti cacciano, no? Così. Invece dopo ho detto: guardi, venga a casa mia da mio papà e parli con lui, perché insomma era stata una sorpresa che per me. Che 13 anni. È bello ricordare un po' il passato, le glorie, ti piace? Sì, fa piacere. Un po' di orgoglio viene fuori. Sì, fa sempre piacere, perché insomma basta chiudere gli occhi e li rivivi quei momenti, che sono indimenticabili, specialmente la vittoria con la Juventus a Bilbao, la prima Coppa Europea, che quando eravamo nei spogliatoi a Boniperti gli abbiamo detto: ho visto il presidente che se voleva vincere una Coppa Europea doveva chiamare noi milanesi, tra Milan e Inter. No? Allora mi risponde: volevi non fare il furbo che ti caccio veramente all'Inter Napoli. Va bene, gran grazie presidente. Mille, è stato un onore veramente. Grazie a voi, un campione come te. Grazie. Al mio turno, state con noi perché vi farò un triplo avvitamento carpiato rovesciato nucleare. Siamo col signor Arnaldo, che gioca a tennis qui a Mantova da prima che nascesse questo circolo, è vero? Sì, dal 1937. Sono esattamente 80 anni che gioco a tennis. All'inizio però non era semplicissimo, perché no, c'era soltanto un campo qua a Mantova, vero? No, c'era un campo che era stato creato 2 anni prima che io cominciassi a giocare. Nel 1941 è arrivato un funzionario, non so come si chiamava, un vice federale, mentre noi giocavamo a tennis, ci ha detto che dovevamo smettere immediatamente perché era un gioco della perfida Albione. E quindi io avevo 15 anni e per me era una novità assoluta, perché non riuscivo a capire che collegamento ci possa essere fra la guerra e il tennis. Allora, visto che lei insomma conosce il circolo da tantissimi anni, però conosce anche Mantova da tanti anni, com'è cambiata la città nel tempo? Cambiata pochissimo, perché è una città che vive dei ricordi dei Gonzaga, della città nobile di una volta. Grazie signor Arnaldo, è stato grazie veramente un piacere. Noi però allora adesso andiamo sotto il castello di San Giorgio, perché a settembre qua a Mantova si terrà il campionato Under 16. Andiamo a curiosare e vi spiego tutto là. Anticipavo prima, qui a Mantova a settembre si svolgeranno i campionati maschili Under 16 e proprio qui su queste piattaforme si svolgerà tutta la fase di presentazione. Siamo con l'assessore Adriana Nepote, che ci racconterà qualcosa di più su questa iniziativa. Sì, noi come Comune di Mantova siamo davvero felicissimi di poter ospitare su queste piattaforme l'Arcipelago de Ogno,
questo evento sportivo del rilievo nazionale e i campionati maschili Under 16. Per noi è davvero un onore poter utilizzare questo come palcoscenico per la presentazione degli atleti, gli organizzatori e i tecnici di questo campionato. Oltretutto piattaforme e isole che sono già utilizzate dal Comune in questo momento. Sì, sono isole da 2 anni molto utilizzate per diversi eventi culturali e anche di spettacolo. Pensiamo che sia davvero un palcoscenico molto interessante per un evento come questo. Ringraziamo l'assessore e noi invece, dopo aver visto queste meravigliose isole galleggianti, torniamo al Canottieri Mincio da Giorgio che ci sta aspettando. Grazie assessore. Grazie. Allora Giorgio, hai finito di fare tuffi? Ho fatto una bruttissima figura, non parliamone. Allora Giorgio, prima puntata di Circolando abbiamo fatto qualsiasi cosa, abbiamo usato il drone, hai fatto i tuffi, abbiamo usato la canoa, direi che possiamo essere soddisfatti. Sì, però non basta perché qui ci sono 250.000 metri quadrati, abbiamo visto quasi tutto, però possiamo andare a scovare qualche angolo segreto del club, quindi andrei a fare una passeggiatina. Andiamo. Rimanete con noi, alla prossima puntata. Finalmente, ma Elena, rifacciamo. No, perché andiamo dritti di là. Senta. Nuova stagione, nuova coppia, e a questo punto non dobbiamo andare alla Conte di Vinci. Sì. A dopo, Piero. Ciao. Pietro, sì. Pietro. Giorgio mi ha detto di venire in riva al Rago. Siamo andati in giro per Mantova. No, in giro per Mantova no, perché siamo nel circo. Qui a settembre si svolgeranno i campionati maschili. Bella te, Bergecci. Sì, ma esattamente qui, su queste piattaforme. Era perfetto. Su queste. E infatti è importante, insomma, come elemento l'acqua in questo circolo, e le acque del Mincio soprattutto. No, mi fa schifo, la rifaccio?